leggero, si fa per dire. Accomodatevi, abbiamo visto che abbiamo mandato i giornalisti in fondo. Potete anche venire avanti se volete. No. Allora, molto rapidamente ho il compito di innanzitutto di ringraziare la signora prefetto, tutte le autorità istituzionali, a cominciare dal presidente della regione, i parlamentari che sono qua presenti, i membri del governo e tutte le, ovviamente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che è anche il presidente della cabina di regia, il soggetto attuatore, il commissario straordinario, commissario giudiziale nonché dirigente del Ministero dell'Ambiente. Non faccio l'elenco di tutti, dico a tutte e a tutti grazie per la vostra presenza. È stata quella di oggi una tappa molto intensa che ancora non è conclusa, anzi la parte più delicata, voi pensate che siano le manifestazioni, ma la parte più delicata è quella che inizia tra qualche istante alla fine della conferenza stampa, perché avremo da discutere con il Presidente della Regione Campania del patto per la Campania. Voi capite che per il sottosegretario De Vincenti e per il Presidente De Luca, cioè, la discussione col Presidente De Luca non sarà una passeggiata di salute, ma sarà comunque un momento importante per andare a chiudere rispetto a dei, a degli impegni che noi abbiamo preso. Il carcere minorile è stata la prima tappa, particolarmente emozionante per me. Ho un'esperienza di da sindaco nelle strutture penitenziarie minorili, e credo che sia una delle realtà più toccanti, perché come voi sapete, come tutti noi sappiamo, il primo pensiero va naturalmente alle vittime dei reati, come ovvio che sia, in particolar modo in quei casi in cui le vittime sono vittime di reati particolarmente gravi, ma contemporaneamente noi sappiamo che dare una seconda opportunità non è un optional, ma è il fine stesso della pena, nella concezione che la nostra Costituzione, vorrei dire la nostra cultura giuridica, esprime. Farlo con dei ragazzi, i ragazzi di Nisida, che stanno per molti aspetti in carcere ormai da tanti anni e che raccontano con il teatro, con la letteratura, con l'arte, con la cucina, con i laboratori di pasticceria e di pizza, con i laboratori di ceramica, le occasioni di seconda chance è credo una dei nostri doveri istituzionali, e ciò che distingue la giustizia dal giustizialismo. Una delle cose che divide la giustizia dal giustizialismo. L'abbiamo fatto con grande gioia assieme al Ministro Orlando, ai sottosegretari Migliore e Chiavaroli, e l'abbiamo fatto con la certezza che queste ragazze e questi ragazzi devono vedere nello Stato la possibilità di cambiare vita. Uno di loro mi ha raccontato, ci ha raccontato l'incontro con la moglie di una vittima e le parole con cui questa donna straordinaria, questa cittadina straordinaria, gli ha detto: se tu cambi, quello che è successo non sarà vano. È per dire che l'Italia è veramente un paese straordinario, pieno di persone con dei valori, con una forza che vorrei personalmente ringraziare. Nisida, abbiamo ancora molte altre questioni da affrontare nel corso di questa visita napoletana. Voglio permettermi di dire innanzitutto che vorrei mandare un abbraccio agli agenti feriti, esprimere loro la solidarietà, l'affetto di tutti noi, delle istituzioni. La stragrande maggioranza di questo paese lavora, non urla. La stragrande maggioranza di questo paese ci prova, non si lamenta soltanto. La stragrande maggioranza di questo paese ci chiede di non cadere nelle trappole delle polemiche e delle risse costanti, ma di fare ciò che gli altri per decenni non hanno fatto. Questo è il senso della missione di oggi, e trova in Bagnoli il simbolo più grande. Trova in Bagnoli il simbolo più grande perché Bagnoli, dagli anni 90, una ferita nel cuore di Napoli e quindi una ferita nel cuore dell'Italia, è il progetto più
significativo che ha in questo momento il Mezzogiorno, non dal punto di vista numerico-economico, ma dal valore simbolico, noi non lasceremo passare neanche un minuto senza fare di tutto per restituire Bagnoli a Napoli, ai napoletani e all'Italia intera. E lo facciamo senza le bugie che sono state dette, ahimè, in queste ore, in questi giorni, lo facciamo per come lo interpretiamo, cioè, lo dico ad alta voce, la più grande opera di risanamento ambientale mai fatta in Italia. Dovremmo essere orgogliosi di questa iniziativa. Questa, altro che cementificazione, noi il cemento lo togliamo a partire da quella colmata che ha segnato come simbolo negativo Bagnoli e che altri non pensavano neanche che si potesse eliminare. Non cambia lo strumento urbanistico di questa città, non c'è un centimetro cubo in più, non c'è nessun atto di cementificazione, c'è l'operazione di risanamento ambientale più grande mai fatta dall'Italia e dagli italiani. Questa è la realtà. Si direbbe poi c'è lo storytelling, ma la realtà è questa. La realtà è che, come avevamo promesso, ringrazio il presidente De Luca, che saremmo intervenuti sulle ecoballe e stiamo andando avanti in questa direzione. Come avevamo promesso che avremmo fatto di Pompei un punto di eccellenza e stiamo facendo notizia perché finalmente ci sono le inaugurazioni e le mostre, non soltanto a Pompei, pensate alla bellissima mostra al Museo Egizio fatta insieme tra Pompei e Torino, così come avevamo promesso che avremmo sbloccato la Napoli-Bari, sapete con gli emendamenti, no? Si è sbloccata la Napoli-Bari, così come con gli emendamenti si è sbloccato il disastro ambientale, perché se oggi c'è una normativa sul disastro ambientale la si deve a questo governo. Se c'è un reato ambientale lo si deve, se c'è la possibilità di punire un reato ambientale lo si deve al fatto che noi abbiamo cambiato la normativa. Prima non c'era, adesso c'è, grazie a noi. Così come abbiamo fatto una serie di interventi dall'Irpinia fino a Caserta, la Reggia, le crisi aziendali, Carinaro e non solo, beh, io sono molto orgoglioso di dire che oggi qui stiamo a presentare uno dei simboli della ripartenza di questo Paese. Non è l'unico sul quale il governo sta lavorando assieme alle istituzioni locali che sono disponibili a lavorare con noi, a partire dalla Regione. Ci ha accolto al porto un meraviglioso poster pubblicitario, un 6x3, anche di più secondo me, era un muro intero su un condominio che parlava delle Universiadi, che si terranno nel 2019, e il claim, lo slogan era Campania finalmente primi. Perché bisogna puntare a essere primi, ha ragione Enzo, perché l'importante è partecipare, vale per le Olimpiadi, non per chi fa politica, finalmente primi, vale per le Universiadi, vale per i tanti progetti che abbiamo messo insieme e che continueremo a mettere in campo con grande determinazione. Insomma, detto in altri termini, qui c'è una classe dirigente che ha promesso di sbloccare l'Italia e di ripulirla. Non intendiamo arretrare di un centimetro rispetto a questo impegno e oggi quella che presentiamo a Bagnoli è la pulizia di Bagnoli, è la ripulitura, si dice bonifica in termini tecnici, vale 272 milioni di euro, noi li mettiamo perché sono i denari che servono a Bagnoli per tornare in mano ai napoletani, ma che servono a Napoli per tornare ad essere capitale del Mezzogiorno e che servono all'Italia per essere una nazione degna di affrontare le questioni ambientali con uno sguardo diverso. Questi sono i fatti. Poi ci sono le chiacchiere. Io vi presento i fatti, se poi volete seguire le chiacchiere, esempi non vi mancano. Rilancio Bagnoli, dopo 23 anni dalla chiusura della fabbrica e 300 milioni di euro spesi di già per bonifiche mai completate, opere in parte mai collaudate, noi siamo pronti a intervenire, questo deve andare in rosso anziché il... Eccolo qui, il programma di bonifica è di, quindi si scopre che se si vuole andare avanti bisogna andare con il rosso e non con il verde,
Non vorrei che questo fosse preso come un messaggio alla Lega, ma è un dato di fatto delle slide. Rilancio Bagnoli, programma di bonifica e rigenerazione urbana che è stato redatto dal commissario e da... se però se me lo bloccate dal rosso diventa una situazione devastante. Ma che mi dice? Sì, mi sta bloccando? Ragazzi, mi sta tornando indietro. Vede che è rosso. Faccia una cosa, lo faccia lei, visto che tanto io ve le commento. Qualcuno se manda avanti le slide, perché dopo aver detto che il rosso avanti e il verde blocca, capite che è un atto politico di rara gravità. Anche senza rosso, se lo mandate avanti le slide ve le presento. Nel frattempo ce l'ho scritte qui, quindi ve le presento io, poi passeranno e scorreranno nel corso della presentazione. Il concetto di fondo è che quest'area è un'area che noi abbiamo. Questo è com'era e come sarà. Cambia, ragazzi. Ballo di San Vito. Le aree che sono interessate, viste dall'alto, le abbiamo anche oggi mostrate dall'elicottero, sono quelle che vedete. Possiamo andare avanti. Con questo ritmo l'incontro un po' più veloce, grazie. Ancora più veloce, molto gentile. Le questioni che sono aperte sono quelle che se, le funzioni generali sono quelle che già conoscete, vi daremo comunque i dati. Waterfront, porto turistico Emilio Azzurro legato alla scommessa sull'economia del mare, possiamo proseguire, grazie. Questa è com'è la situazione adesso e andiamo avanti. È quella che diventerà e come sarà nell'arco dei prossimi 6 anni, poi vi daremo la tempistica precisa e puntuale. Il waterfront come segno del rilancio e principale attrattore, la terrazza attrezzata per il tempo libero affacciata sul golfo, i moduli commerciali a basso impatto, poi vedremo dei numeri sia sul residenziale che sul commerciale, su questo vi chiederò di fermarsi un attimo, un fattore di destagionalizzazione con piscine aggiuntive al mare, il collegamento al parco con l'interramento di via Coroglio. Andiamo avanti, questa è la situazione come adesso e come diventerà. Porto turistico con 700 posti barca di medio-grande dimensione, questo è il progetto che è stato presentato sulla base di studi fatti ad hoc dal commissario e dal soggetto attuatore, porto a secco per barche di dimensione minore e rimessaggio, lo stadio della vela, il centro preparazione olimpica, oltre che i campi da regata e il circolo velico, su questo lo abbiamo sottolineato perché tradizionalmente è un'area particolarmente, fermo un secondo solo, ecco, particolarmente propensa. C'è stata una segnalazione che ha fatto in cabina di regia il Presidente della Regione, che sottolinea giustamente come sia fondamentale collegare questo progetto anche al progetto delle Universiadi. Quindi nella fase di realizzazione, che sarà, dopo vi faremo vedere la timeline, sarà molto importante riuscire a coordinarsi nel modo più opportuno possibile con le Universiadi. Ancora una volta un'immagine dall'alto su com'è e la situazione del come sarà. Dal recupero della tradizione locale dei maestri d'ascia coniugata all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla cantieristica, riciclo, smaltimento e utilizzo delle nuove tecnologie e materiali per la nautica da diporto. Andiamo avanti rapidissimi, che poi se ci sono delle domande vi lascio volentieri in mano a De Vincenti, Anastasi e Arcuri. Andiamo ancora avanti, vorrei andare sui dati. Questa no, chiedo scusa, torni un secondo indietro, permettetemi, grazie, molto gentile. Questa struttura che vedete in vetro leggero e trasparente che entra nel mare ha una serie di funzioni molteplici che credo che sarà particolarmente interessante per voi approfondire, in particolar modo per la stampa napoletana. Prego, possiamo andare avanti. Questa è la famosa area sportiva. Vedete che quest'area sportiva è una. No, torni indietro, scusi. È un'area che, come sapete, è stata molto vandalizzata. È una delle cose che a me personalmente fanno arrabbiare. È lo spreco. Perché tu le fai, hai speso dei soldi degli italiani e le hai lasciate in queste condizioni. Io credo che questo sia lo scandalo. A me quando mi dicono, ah, ma lo scandalo è sbloccare le opere pubbliche. Lo scandalo è bloccarle le opere pubbliche. Vi rendete conto quanti denari delle tasse italiane sono state spese? Io andavo all'università, andavo al liceo quando è iniziato. Non è che ho da arrabbiarmi dal punto di vista delle responsabilità che abbiamo noi, però mi indigno da cittadino italiano perché le tasse di mio padre e di mia madre, come quelle di tutti voi, sono andate lì. È l'ora di finirla. Lo dico con molta serenità, con molta tra quelli che urlano, che contestano, che lanciano sassi, lacrimogeni. Noi, questo paese, lo cambiamo. Costi quel che costi, perché non possiamo accettare che si buttino via i soldi degli italiani in questo modo.
L'area sportiva comunque avrà un valore e un impatto molto significativo, poi vedremo le modalità e le forme. Prego, vada avanti ancora, grazie. Ancora, ancora? Queste sono tutte immagini. Torni un attimo indietro. Qui c'è un picco, ma lo vediamo dopo le misure del parco. Tanto poi vi lasciamo le carte e potete guardarle, è inutile che ve le stia a annunciare, anche perché questo è il nostro progetto che sarà aperto alla conferenza dei servizi. Quindi se il Comune, la Regione e le altre istituzioni vengono e ci danno delle indicazioni diverse, noi siamo disponibilissimi a parlarne. Cioè, cosa abbiamo deciso noi? Noi abbiamo deciso che si fa. E ci abbiamo messo i soldi. E ci mettiamo la faccia. E partiamo dalla bonifica. Cioè, dal ripulirlo, da togliere la colmata. È un servizio che facciamo alla città di Napoli. Non dico che ci aspetteremmo un grazie, perché è nostro dovere, ma stiamo facendo una cosa enorme che generazioni di napoletani stavano aspettando. Il punto è poi, naturalmente, nella conferenza dei servizi non mancherà il contributo. Già oggi il Presidente della Regione è stato molto chiaro su alcune sollecitazioni e suggestioni da dare e credo che sarà fondamentale per noi lavorarci. La differenza qual è rispetto al passato? Che c'è una data per la conferenza dei servizi, è il 14 aprile, cioè a settimana. E ci sono 30 giorni. Non ci sono la conferenza dei servizi che parte e non si sa quando arriva. La conferenza dei servizi finisce il 14 maggio. Facile, no? Un mese. Di solito si litigava, si litigava, si litigava fino a che prima o poi qualcuno decideva. Adesso si è deciso che il giorno finale in cui si litiga, il 14 maggio, bene bene o male male, poi si parte. Gare, pulizia, poi faremo vedere la timeline. Prego, rapidissimi. Avanti, 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 questo è il parco. No, scusi, torni indietro, troppo rapido. Ha ragione lei. Campus universitario, specializzato in ricerca connessa con l'economia del mare. Poi se portiamo attrattori internazionali, io ho visto una fame di Napoli impressionante nel mondo. Cioè, tu gli dici Napoli e la gente è pronta a investire. Avete avuto anche esempi qualche mese fa. Pensavo solo che succedesse con città di sette lettere del centro-nord situate tra Bologna e Roma. In realtà succede anche con altre città. Ed è una cosa bella questa, molto bella, perché è il segno di un'attrattività internazionale che è spaventosamente affascinante. Vertiginosa la bellezza di quello che può accadere. Incubatore, acceleratore di start-up. Naturalmente il coordinamento e l'integrazione con la città della scienza, che è un asset strepitoso. Come sapete, ci abbiamo lavorato dopo l'incendio del 4 marzo e continueremo a fare e a lavorare anche nella parte che ancora non è stata definitivamente sistemata. Andiamo avanti ancora, grazie. Com'è, come sarà? Questo è il porto turistico con i numeri che abbiamo visto. Adesso andremo a vedere i numeri delle singole operazioni. Questo di nuovo è l'industria creativa che crescerà molto. Poi vi farei vedere i numeri e basta, poi le slide ve le lasciamo. Sì, ora stanno. E là, fermo lì, aspetti, torni un attimo indietro un secondo, scusi, perfetto. Questo ok, sono la call internazionale che faremo, ma andiamo su, vado avanti. Bonifiche. Partiamo dalle bonifiche, perché qual è la prima cosa che accade? 14 aprile conferenza dei servizi, 14 maggio si chiude la conferenza dei servizi, partono le gare, si parte con le bonifiche. Sapete che l'area in questo momento è ancora in larga parte sotto sequestro. Noi chiederemo il dissequestro con l'obiettivo di bonificarla. Le attività di immediato avvio vorremmo chiuderle entro quest'anno, ma bene essere chiari, per bonificare Bagnoli, cioè 230 ettari, solo la colmata quant'è? 2 milioni? La colmata, solo la colmata è 1 milione di metri cubi. Noi si è fatto il conto più o meno 11 ecomostri. No, perché, cioè, vorrei essere su questo molto chiaro. La conclusione è prevista entro il 2019. Su questo, per essere chiari, il nostro amico commissario, il nostro amico soggetto attuatore hanno fatto un po' i furbi perché io gli avevo chiesto il 2018. Però meglio essere prudenti e saggi e dire che il 2019 sarà l'anno davvero conclusivo di questo sforzo. Perché ripulire quest'area
ripulire anni di incuria e prima ancora gli anni che hanno, che hanno distrutto le terre e anche il mare, che hanno inquinato il mare, ci sarà bisogno di un lavoro di 36 mesi. Andiamo avanti. Le infrastrutture di supporto sono quelle che conoscete, l'80% del fabbisogno di energia sarà legato alle energie alternative, quindi non a zero energy, ma dall'inizio l'80% di energie alternative, le fibre ottiche, wifi, il green data center e molte altre questioni. Andiamo cortesemente avanti, costi e tempi, eccoci qui. Io, questa è la parte che poi, la parte che avete visto è una parte sulla quale chiameremo i napoletani a una grande campagna di ascolto, altra cosa che mi sembra molto importante. Non intendiamo decidere in autonomia, non soltanto ascolteremo le istituzioni, ma anche i cittadini di Napoli, però vorrei che fosse chiaro il meccanismo che noi prevediamo. Azioni immediate di bonifica 2016. Come vi abbiamo detto, ci vogliono 36 mesi, quindi si va fino al 2019. Le infrastrutture noi contiamo di farle partire, loro mi hanno messo, come vedete, dall'inizio del 18. Sarà bene che dopo la conferenza dei servizi sia almeno la fine del 17. Ora capisco fare di tutto, quella di generazione, non fare furbo. Le infrastrutture sono quelle sopra. No, dividiamo gli aspetti. No. Questa è la proposta, è una discussione aperta, perché io capisco che non si deve fare, siccome si vota nel febbraio 18, io capisco far di tutto per non fare le cose in piena campagna elettorale, se no c'è le polemiche, gli 80 euro, ma iniziare sempre dopo la campagna elettorale mi sembra una roba un pochino discutibile. Vabbè, la cambiate questa previsione, perché lo fate partire un po'. Vabbè, vi faccio parlare con De Luca, un problema vostro. Allora, la rigenerazione partirà nel gennaio del 17. Quindi la prima cosa, partono le bonifiche. Cari amici napoletani, la prima cosa che noi facciamo è ripulire Bagnoli. Sistemarlo. Renderlo un ambiente pulito. Poi tutta la parte legata alla rigenerazione e infine la parte infrastrutturale. Andiamo avanti che così guardiamo i numeri e ci divertiamo un po' rispetto a tante farloccate che ho letto. Si dice farloccate a Napoli, si dice dappertutto, quindi va bene. Com'è? Non è consentito farlo. Vabbè, è perfetto, che parola dico? Ne conosco altre che sono un po'. Bene, andiamo avanti. Vabbè. No, tanto non voglio fargli vedere i numeri io, sicché. Vabbè, nel frattempo, mentre aspettate, vi posso dire. Bravo, vedi, il soggetto attuatore intanto attua le slide. Ancora un gocciolino avanti, quella dopo. Bravi così, perfetto. Allora, però questa è la superficie di stima, sì, è importante, ma mi interessa meno. Andiamo, che importa, ve la lasciamo sta qui. Andiamo a vedere i numeri reali. Questo era per far vedere. Allora, fermi un secondo, torniamo un attimo indietro. Queste sono la stima delle aree da bonificare in termini di ettari, così la diamo. La stima complessiva è non di 230 come ho detto io, ma di 240 ettari. Ma da bonificare il totale complessivo è 116 ettari. La cifra, più i 75, diciamo, della superficie del fondo marino inquinata nelle modalità che sapete. Possiamo cortesemente andare avanti? La stima del costo delle bonifiche. 162 milioni i terreni, 48 il litorale, 59 il mare. Per un totale di 272 milioni di euro. La procedura sarà trasparente, verificabile costantemente su tutti gli strumenti di comunicazione, telematica e non. La procedura di gara sarà gara europea. E la parola chiave è trasparenza, con tempi certi. Andiamo avanti. Eccoci sui numeri. Vogliono cementificare la città, o meglio Bagnoli. Il residenziale. Allora, noi partiamo dalle previsioni dell'attuale piano, è chiaro? Non ci mettiamo delle previsioni diverse. Partiamo dalle previsioni dell'attuale piano. E anzi, riduciamo il residenziale da 343 a 78.
Il residenziale che noi immaginiamo è un quarto del residenziale previsto. A tutti quelli che dicono vogliono fare gli interventi privati nella città, stiamo riducendo di un quarto le attuali previsioni del Comune di Napoli. A un quarto, di tre quarti. Se era quattro, adesso è uno, via, diciamola così che è meglio, si spiega meglio. Riduciamo un po' anche l'alberghiero, dimezziamo il commerciale, mentre aumentiamo la parte dei servizi. No, il commerciale non lo diciamo tre volte, per farsi da 2,30 a 120. Ah sì, ok, perfetto. Mi stanno facendo lezioni di matematica dalla prima fila. Ma 230 a 120 è sostanzialmente dimezzare e i servizi sono triplicati in termini di da 165 a 500. Questo è lo scenario. Poi naturalmente siamo disponibili a parlare di tutto con tutti. Quella cosa che non siamo disponibili a fare è bloccare le bonifiche. Noi sulle bonifiche partiamo. Abbiamo finito, vero? Cosa c'è ancora? Vado avanti? No, aspetti. Sì, finito. Va bene, lasciamo questa qui che è la nostra madre di tutte le questioni. Lo dico perché a questo punto ho finito. Ci hanno raccontato che la classe politica italiana era incapace di prendere delle decisioni e di rispettarle. Ed era vero. Bagnoli dimostra che era vero. E non solo Bagnoli, se mi permettete. Tante altre questioni, alcune di quelle che ho citato. È arrivato il tempo in cui una classe politica, caricandosi su di sé delle responsabilità e incurante degli insulti o delle minacce, ha deciso semplicemente di decidere. E quindi con un grandissimo abbraccio a quelli che sanno soltanto urlare o contestare, io dico qui dalla Prefettura di Napoli che noi il progetto di Bagnoli lo porteremo a termine partendo dal primo interesse che è quello della salute dei cittadini. Punto. Con un grande sorriso, con un abbraccio ai nostri amici gufi, ma con l'intensità di chi sa che su questa cosa ci giochiamo la faccia della politica. E noi alla nostra faccia ci teniamo moltissimo. C'è chi urla e c'è chi lavora. Noi stiamo dalla parte di chi lavora. Se ci sono delle domande le prendo volentieri, sia su questo progetto, sul quale volentieri poi vi lascio in ostaggio sia Anastasi che Arcuri che De Vincenti, sia sul resto prendiamo al volo le domande e poi prego, Massannino. Sarei arrivati al punto di immaginare che fosse impossibile rimuoverla per i costi e soprattutto per l'impossibilità di capire dove smaltirla, questa enorme colmata che è stato il vero grande ostacolo. Quanto costa e dove la porterete? I denari sono quelli, tutti dicono sempre che è impossibile, lo dicono fino a che arriva qualcuno che lo fa. Tutti dicevano che era impossibile cambiare il Senato, tutti dicevano che era impossibile avere una legge elettorale, tutti dicevano che era impossibile abbassare le tasse, tutti dicevano che era possibile smontare le ecoballe, tutti dicevano che era impossibile, potrei fare la variante di valico o tutto il resto, potrei starvi a addormentare per ore su questo. Nei 272 milioni di euro, che non sono propriamente una cifruccia, anzi, è previsto anche lo smaltimento, le modalità, lo smaltimento di tutto ciò che fa parte, poi vedendola dall'alto io immaginavo di vedere veramente una colata oltre che una colmata, in realtà vista dall'alto no, c'è cresciuta l'erba, c'è una situazione davvero impressionante, frutto di una incuria che probabilmente fa gridare vendette, scandalo per come è andata. Il progetto tecnico è predisposto nelle modalità che io non illustro qui adesso, ma è un progetto che nell'arco delle prossime ore, no, No, bellissimo perché mi arriva il messaggino dicendo che sto sbagliando, non è vero che è la più vasta opera di rimozione fatta in Italia, non è vero. È la più vasta opera di rimozione fatta in Europa. E questo è il motivo per cui mi stanno smentendo, però era... Noi chiederemo alla Procura di essere autorizzati a bonificare. Naturalmente il commissario chiederà il dissequestro, però
Non ho capito se Concita Sannino voleva una polemica con la magistratura, ma non sono il tipo notoriamente, per cui il problema è molto semplice. Quindi il progetto è pronto, mi viene sottolineato di dire che non è il più grande progetto di rimozione in Italia, ma in Europa. Lo faremo, l'importante è farlo nei tempi previsti, cioè la garanzia della tempistica deve essere certificata non soltanto dai soggetti istituzionali, ma proprio dai cittadini. Cioè io chiedo ai napoletani di darci una mano a controllare su quest'opera. Altre domande? Sì, salve Presidente. Paolo Cozzo del Corriere del Mezzogiorno. Volevo agganciarmi a quanto detto dalla collega Sannino. Il tema è abbastanza importante, quello dei suoli sequestrati. Avete una strategia? Sapete già, avete stabilito quando parlare con la Procura? Perché c'è un'inchiesta in corso. Credo che sia un processo, nemmeno sì, un'inchiesta. Non vorrei sbagliare. C'è un processo in corso. Perfetto, quindi vedo che ho detto correttamente che non è un'inchiesta ma un processo. È del tutto evidente che noi... Questo potrebbe, chiedo scusa, potrebbe dilatare i tempi, ecco, solo questo. Guardi, per essere chiari, lei ha domandato, c'è una strategia? Ecca là, è questa. Ci sono i soldi? Sì. C'è la volontà? Sì, il Presidente del Consiglio è qui per questo. Mi pare che sia una visita non passata inosservata, quindi mi pare che abbiamo detto... La questione della Procura, naturalmente nessuno di noi si permette di valutare l'operato dei magistrati. Noi chiederemo il dissequestro. Buono lì te, fermo lì, chi lo sa, decideranno i magistrati. Noi chiediamo il dissequestro per ripulire l'aria. Quindi siamo ottimisti e fiduciosi pensando che questo possa essere approvato. Ma giustamente Mozzo mi chiedeva anche una data in cui noi immaginavamo, il 15 maggio. Cioè noi chiederemo l'appuntamento il giorno dopo la conclusione della conferenza dei servizi, il commissario Anastasi chiederà l'appuntamento al procuratore capo di Napoli, immagino. Bene, quindi è corretto. Modo trasparente. 15 maggio, ora c'è la discussione. Posso? Prego, mi scusi. Presidente, Barbara Tafuri, il desk.it. Allora, ricordando che c'è un giornale online locale. Ricordando che sì, l'avevo intuito. Sembro questa faccia che non c'era arrivata. Ricordando che c'è, stavo cercando. Ricordando che c'è stata comunque un'ordinanza, volevamo sapere, uno, chi le paga le bonifiche e due, quindi se Cementir e Fintecna saranno coinvolti in queste bonifiche, chiaramente nei pagamenti. Lo stanziamento di cui le ho parlato naturalmente corrisponde in parte già stanziamento già avvenuto, quindi chiedo conferma, ma una parte corposa del finanziamento è già presente nei nostri fondi di bilancio. Ovviamente saranno coinvolti tutti i soggetti interessati, quindi tutti coloro i quali sono interessati all'area saranno interessati alle bonifiche e basta, quindi sì, ho risposto a entrambe le domande. Posso? Ci sono? Prego. Posso? Simona Brandolini, sempre Corriere. Buonasera. Cambio argomento. Ci sono le amministrative, Presidente. C'è il candidato del Partito Democratico in prima fila, Valeria Valente, oppure altrove? Insomma, c'era. Valeria Valente cosa, qui è viva e lotta in seconda fila. Cosa pensa allora? Il Partito Democratico ce la può fare contro De Magistris? Ho sentito prima insomma, che lei al mattino ha fatto un appello ad Antonio Bassolino. Che appello ha fatto? Che significa? Scusi, io ho molto rispetto per lei e per le considerazioni che lei esprime. Io sono in questo momento in sede di prefettura, rappresento il governo della Repubblica italiana e non mi permetto di intervenire sulle vicende interne. È del tutto evidente ciò che penso da segretario del mio partito. Il mio sostegno, come ovvio, alla candidata del mio partito, ma è del tutto pacifico che rispondendo qui in sede di prefettura a domande su Napoli o anche su altre questioni istituzionali mi permetterà di non entrare né nelle dinamiche interne del PD né negli spazi amministrativi. Dico una cosa, questo sì, credo che sia corretto. Il governo della Repubblica offre questo progetto a tutta Napoli. Noi abbiamo un concetto delle istituzioni che è un concetto solido, sano, che non sottopone la qualità delle relazioni istituzionali alla simpatia o all'antipatia, che non vive di slogan.
ma di rapporti istituzionali. Noi collaboriamo con quasi tutti gli 8.100 sindaci italiani, con quasi tutti i 21, perché ci metto anche Trentino e Alto Adige, presidenti delle province autonome o regioni italiane. Noi collaboriamo praticamente, vorrei dire, con il 99,9% delle istituzioni e siamo disponibili a fare anche il 100%, dipende dagli altri. Quindi noi non facciamo questo progetto e poi vediamo che succede alle amministrative. In ogni caso noi andiamo avanti e invitiamo il comune di oggi, quello di domani, quello di dopodomani, a sedersi al tavolo come vogliono le regole istituzionali. Se poi non partecipano, comunque si sappia che nessuno ha diritto di veto. L'ultima? Prego. Presidente, Salvatore Manna, TV Luna Napoli, siamo in diretta. Lei si lavora molto lei. Sul... Grazie. Siamo, lei è molto attenta all'immagine dell'Italia e quindi anche di Napoli. Le chiedo se in cabina di regia si è parlato anche di Camorra, sia per quanto riguarda l'immagine, sia per quanto riguarda Mire su Bagnoli. Dunque, come è noto, la cabina di regia era convocata per parlare di Bagnoli. E la cabina di regia è un istituto, è uno strumento giuridico di natura tecnica che si permette di affrontare le questioni di tempi, quindi non entra nelle grandi questioni globali. Ovviamente noi siamo decisamente impegnati per una battaglia di legalità, quindi la risposta è: in cabina di regia si è parlato di Camorra? No, in cabina di regia si è parlato di Bagnoli. E sai, io sono affezionato a un'idea, che la parola Bagnoli debba essere divisa radicalmente dalla parola Camorra. E che la parola Camorra non debba neanche entrare nel vocabolario della ripartenza di Bagnoli. E mi sento di assicurare l'impegno del Governo della Repubblica e di tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i magistrati, le istituzioni di questo Paese, perché ciò non accada. Al punto che, ad esempio, in Vitalia ha stipulato un accordo con l'ANAC che rinnoverà. Perché se si è fatto l'Expo è perché questo governo ha cambiato le leggi sull'autorità nazionale dell'anticorruzione, individuando peraltro, lo posso dire, un cittadino di questa provincia, di questo territorio, di questa città metropolitana, come responsabile del progetto. Mi riferisco naturalmente a Raffaele Cantone. Noi diciamo sempre che senza Sala non ci sarebbe stato l'Expo, ma è vero anche che non ci sarebbe stato senza Cantone. Senza Sala e Cantone insieme, via, oltre che senza tante italiane e tanti italiani che ci hanno lavorato. Quindi il progetto di Bagnoli avrà dei limiti di strettissima attenzione giuridica e tecnica. L'ANAC farà parte di questo progetto. Questo non significa negare la presenza di criminalità in tutta Italia e anche nel Mezzogiorno e anche a Napoli, ma significa dire che l'Italia è più forte della criminalità. E chiudo su questo, poi vi lascio, immagino, ai vostri pezzi, che se no vi faccio far tardi e non c'è più modo, quindi vedo che per una volta riesco a far contenti i giornalisti, tacendo. Voglio dirvi questo, ci vogliono far credere che sia impossibile cambiare l'Italia. Ci vogliono far credere che opere pubbliche e private bloccate da decenni siano intoccabili, siano tabù. Io vorrei dirvi che compito di questo governo è far diventare possibile le cose che sembravano impossibili e restituire un minimo di speranza a chi non ci crede più. Lasciatemela dire con un paragone forte. Quei ragazzi di quell'istituto penitenziario minorile sono ragazzi che non ci credono più perché la vita li ha segnati in modo molto forte. È bello pensare che possano avere un'altra opportunità, un'altra chance, che possano tornare a crederci. Ma cambiate le cose che vanno cambiate e naturalmente con il rispetto che si deve a vicende profondamente diverse. Credo che far tornare a crederci, più in generale, non soltanto i cittadini che hanno sbagliato, i giovani cittadini che hanno sbagliato, ma anche i cittadini tout court, in particolar modo delle realtà che hanno visto bloccate opere per decenni, sia una grande scommessa politica. Se la politica torna a far diventare possibile ciò che sembrava impossibile, la politica sta facendo il suo mestiere. Ecco,
È una questione politica quella di far ripartire Bagnoli. Lo era per l'Ecoballe, lo era per Pompei, lo era per la Reggia di Caserta, lo era per tante piccole e grandi opere che abbiamo sbloccato. Lo è a maggior ragione per Bagnoli. Siamo qui a Napoli per dire che non ci fermiamo e che Bagnoli finalmente sarà ripulita. E adesso, con la vostra autorizzazione, ci rechiamo in una stanza di prefettura dove avrà luogo un importante match sui soldi e le risorse per la Campania. Io farò l'arbitro e vedremo come va a finire tra De Luca e De Vincenti. Vi garantisco che sarà molto appassionante, purtroppo non in streaming, ma credo che non farete fatica a credere che è comunque divertente. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti voi. Grazie mille. Andiamo.